Ciao a tutti, esaurite, esaurite, dai, esaurita pazza. Allora, oggi faccio fagioli a modo mio. Ho tagliato gialle delle cipolle e adesso mettiamo dell'olio dentro la padella, olio di semi, un goccio. Lo facciamo surriscaldare. Attendiamo un attimo, poi comunque la cipolla è una cipolla tagliata a pezzettini a mio modo, sempre tutto a modo mio, eh. Poi ho preso dei fagioli borlotti in scatola, poi li mettiamo dentro. Una volta che sono cotte, che cuoce le cipolle, fuoco medio, mettiamo a fuoco medio e iniziamo a vedere che se inizia mettiamole dentro. E facciamo soffriggere che diventa un rossiccio dorato. Siamo qui, attendiamo fino a che, mamma mia, ragazzi, sono scalza, ma non lo so, sono scalza perché, allora, così mi vedete di più, metto le ciabatte, sono più alta, no? Ok. Allora vi faccio vedere adesso. Venite con me. Vediamo un po'. Affinché diventino sul dorato. Allora, mettiamoci qua. Era come prima? Boh, non lo so, vabbè, è lo stesso. Facciamoli dorare bene, 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 giriamo, in modo che si cuociano tutte. Intanto iniziamo ad aprire le lattine di fagioli. Allora. Io li metto con tutta l'acqua che c'è dentro. Allora. Ok. In modo che viene una bella pucetta. Facciamo rosolare un po'. Apriamo l'altra. Le altre due. A voi piacciono i fagioli? Poi ho voglia di... Mi sveglio ancora, cacata! Ecco che interviene mio, intanto non lo mangi, è inutile. Vi faccio vedere, ciao amore, vi faccio vedere come stanno diventando le cipolline. Ancora un po' e poi diventano dorate. Allora ragazzi, vi ricordo,
Se vi piace questo video, mettete like, iscrivetevi, commentate, fate quello che volete. Bruciare, diciamo, perché altrimenti dopo non prende sapore, deve prendere sapore. Ok, adesso iniziamo a mettere i fagioli, che perché li prendo così faccio vedere. Purtroppo non c'è nessuno, da solo sono a fare le cose. Vedete come sono diventate le cose? Devo vedere se ho il peperoncino. Lo volevo fare col peperoncino, non so se lo trovo. Devo vederlo. Guardate, guardate come sta venendo. Una meraviglia. Adesso gli mettiamo il sale e un po' di pepe. Buone, buone, buone. Buone, buone, buone o buone? Buone, buone, buone. Allora, aggiungiamo del sale. Non esagero col sale, così almeno se per caso ce n'è poco lo aggiungono. Perché se è salato non si può aggiungere. Mettiamo il pepe. Pepe. Mescolo e poi mi metto a cuore del pepe. Ok, fatto. Vediamo se ho il peperoncino, ma penso che non ce l'ho. Giriamo. No, non ho peperoncino, lo sapevo. Niente peperoncino, mannaggia la miseria, vabbè. Era più buono col peperoncino, mi piaceva piccante. No, peperoncino, se ce l'ho qua. Ma non penso, perché mi fanno fuori tutto peperoncino i miei figli. Dimmi che c'è, no, non c'è moscato, no, non ci sta, no. Poi a me piaceva mettere il peperoncino fresco, era più buono il peperoncino fresco, ma non ce l'ho. Vabbè, fa niente. Una volta che sono cotti i fagioli, guardate, mamma mia, che meraviglia, gli metto la polpa di pomodoro, che facciamo una bella scarpetta. Niente, allora sale lo mettiamo via, allora lo mettiamo via, comunque... Salute, grazie, prego. Allora, gli mettiamo in una padella un goccio di olio di semi, io ci metto questo. Soffriggiamo le cipolle, una cipolla tagliata a pezzi, a pezzettini. Una volta soffritte e dorate le cipolle, ci aggiungiamo i fagioli, quanto ne volete, sale, pepe,
peperoncino, chi ce l'ha glielo aggiunge, chi gli piace col peperoncino. Gli aggiungiamo il pomodoro, non ho il prezzemolo, non ho tante cose a casa che dovrei mettere anche per il prezzemolo che stava buono, ci stava bene. Vabbè, pazienza, ve l'ho detto a modo mio, E una scatola di polpa di pomodoro, polpa che mi piace di più. Una volta cotti i fagioli, cotti in un certo tot, gli mettiamo la polpa così si cuoce ancora di più e viene saporito. E poi se volete aggiungergli del formaggio dentro o qualcosa che volete voi, dentro o della mozzarella, buona, nei fagioli ci sta benissimo. Comunque, adesso vi faccio vedere qua, ancora una volta, aspettate un attimo. Guardate. Poi una volta che gli metto il sugo, faccio asciugare un po', ma non troppo perché ci deve stare la pochetta per fare anche la scarpetta, capito? Va bene ragazzi, questo è tutto. Adesso vado avanti a cucinare, a far andare a cuocere così che ci sono per qualche del tempo. E se vi piace mettete like, se volete dirmi qualcosa di più, fate quello che volete. Comunque, ciao! Dai, sovrita pazza! Ciao 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 ciao!